Con un ospite studio che è Enrico Fabraccio, consigliere comunale della Civica Recanati, che è amico di partito, di gruppo di Nino Taddei, che viene qui il mercoledì a fare il testimone. Lui ironicamente e scherzosamente mi ha detto: presentimi come il testimone di Geova. E vabbè, adesso caro Enrico, vai casa per casa, che fai? Ah, quello non c'hai tempo. Quello già lo faccio per mestiere. È vero, perché fa l'assicuratore. Lo faccio allora, un po' differentemente. Con la cravatta, la camicia bianca. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ai radio e video ascoltatori. Sì, perché siamo anche in video sullo streaming della radio, poi avrete modo anche di vedere questo. Mi ha dato l'onore. Questo intermezzo, diciamo così, anche sul sito di Radio R. Certo. Allora, noi partiamo subito perché abbiamo tre argomenti da trattare, che mi ha suggerito appunto Enrico Fabraccio: la crisi della partecipazione dei giovani, eppure lui ci crede molto perché è stato un fautore insieme a Roberto Pennacchioni della consulta dei giovani. E adesso che c'è? Sei demoralizzato? No, Asterio, io solitamente quando parlo alla radio ho modo sempre per un po' discutere per quelle che sono le scelte del comune di Recanati in diversi ambiti. Diciamo che mi sto interessando, approfondendo un po', diciamo un po' più a largo su quello che poi diventa nel territorio una scelta. Mi sono fatto delle domande: perché avviene questo? Ma come mai tante volte la politica non riesce a dare delle risposte concrete ai cittadini, quando uno pensa che sia quasi scontato che qualcosa debba essere fatto in una certa maniera, ma poi va completamente in maniera differente, dai disservizi ai cambi, ai tagli sui servizi, alla sanità, alle pensioni, a tutto questo. Quello che è successo l'altra sera con la nazionale, dove l'Italia, orgoglio calcistico mondiale, esce dal bastonata dalla Svezia, che io pensavo la Svezia al di là delle donne belle non avesse nient'altro, invece effettivamente sanno giocare anche a calcio, ci hanno buttato fuori e quindi non siamo più neanche al mondiale della Russia. E mi è capitato, facendo una ricerca su internet, sono andato un po' a vedere quello che erano le testate giornalistiche di qualche anno fa, dove effettivamente, siccome oggi i mass media danno sempre comunque segnali di negatività verso il futuro, io da giovane sono andato un po' a fare quella cosa inversa, andare a vedere un po' quando l'Italia effettivamente era un paese industriale, l'Italia era l'orgoglio nazionale di tanti italiani e tanti imprenditori italiani si sono fatti grandi nel mondo, e c'era forse una possibilità in più per qualche giovane di fare quella scalata sociale che oggi sembra quasi irrealizzabile. Effettivamente oggi l'Italia non è più un orgoglio, non ha più un orgoglio nazionale, gli italiani non si sentono parte di questo paese. Questo è il dato di fatto, ma quello che io sono andato un po' a ragionare è: perché succede tutto questo? Perché succede tutto questo, Asterio? Ho fatto tutta questa premessa perché effettivamente, secondo me, il tutto è collegato, come ti dicevo prima, su quello che sono le scelte di questo paese, che piano piano purtroppo andando in degrado. Beh, io un pezzo che lo dico che ormai è un paese finito, tu invece già gli dai una gradualità, cioè tu pensi che ancora ci sia dei margini per invertire questo scivolamento a valle. Ma guarda Asterio, anche se dal modo in cui ti sei, diciamo così, propinquato all'argomento, mi sembra te ci sia molto sconforto. Molto sconforto, ma perché un giovane innamorato della propria nazione, un giovane che studia, un giovane che si forma, un giovane appassionato di politica, che vuole dare il tutto per cambiare, nel momento in cui vede delle scelte così fuori dal razionale, che vanno contro i cittadini stessi che votano i propri amministratori, è veramente qualcosa di sconfortante. La crisi di partecipazione, perché vorrei parlare di questo? Io sono stato un fautore della consulta dei giovani,
La consulta dei giovani è stato un grande onore per la città di Recanati, abbiamo portato giovani a votare, abbiamo portato dei giovani a riunirsi insieme per poter parlare di argomentazioni e forse a maggio avremo anche un buon progetto con un Career Day che è stato portato in Consiglio Comunale, che è stato approvato all'unanimità, significa un giorno di, diciamo, di incontro tra domanda e offerta del mondo del lavoro. Avendo diverse industrie vorremmo coinvolgere i migliori industriali e portarli insieme per fare un career day, quindi formare i giovani laureati, dare una possibilità per chi è disoccupato di lasciare direttamente dei curriculum, quindi è una bellissima iniziativa. Non basta una consulta dei giovani, non basta... Oggi si parla a proposito nazionale di poter meglio coltivare il settore giovanile, ma si accorgono adesso che bisogna... Non basta, non basta che qualcuno coinvolga qualcun altro. Quello che io mi chiedo per fare grande un paese, solitamente questo spirito di iniziativa dovrebbe nascere negli animi di chi effettivamente vuole bene a quel paese. Io non capisco. Ragazzi, diamoci una svegliata, ma perché siamo tutti succubi di qualsiasi decisione e non riusciamo mai a dire di no o non riusciamo mai a manifestare per qualcosa, non siamo mai veramente protagonisti per qualsiasi altra cosa? Cioè andiamo a lavorare per 1.000 euro al mese, tante volte sempre... con partita IVA in tutta Italia, siamo il paese con più partite IVA di tutta Europa. Ci è arrivata una busta arancione qualche anno fa, dal 1980 fino ai diciottenni, e parliamo del 97, ci avremo pensioni da 500-600 euro al mese a fronte di chi della generazione scorsa è in pensione da quando aveva 35 anni, 40 anni, con 18 anni, 6 mesi e un giorno. Ma noi tutte queste disparità sociali le continuiamo a sopportare? Pensiamo che votare magari a qualche movimento gestito a livello informatico porti a qualcosa? Ragazzi, io quello che sto veramente pregando di fare... Tiriamoci sulle maniche, iniziamo a partecipare all'interno dei comuni, delle istituzioni, iniziamo a interessarci di pensioni, iniziamo a dire che ci deve essere un tetto massimo per chi prende la pensione da 30 anni e dire che si deve passare al contributivo per tutti, perché non è che lo Stato può regalare i soldi a chi non ha versato. Andiamo a tagliare questi maledetti vitalizi e iniziamo a dare una proporzionalità sociale. Non è possibile che abbiamo figli e figliastri, ma chi siamo noi generazione del 90? Dei pezzenti? Gente che, nel quale lo Stato ha investito migliaia e migliaia di euro per formarli a stereo, università, scuole superiori specializzate. Ci sono persone che studiano medicina, lo Stato investe e oggi ce l'abbiamo a New York, a Londra, dove guadagnano 2-3 volte in più. Ma questi non sono discorsi qualunquisti, ragazzi. Allora, se vogliamo bene a questo paese, non è che possiamo affacciarci alla finestra, diciamo, quanto sono belle le nostre colline, e quando andiamo all'estero facciamo vedere le foto della Madonna di Loreto, del Conero, delle belle colline, o chiunque da qualsiasi regione, e poi quando stiamo qua siamo succubi di qualsiasi ingiustizia. Ci hanno tolto la sanità, ci hanno tolto le pensioni, ci hanno tolto l'economia, non abbiamo più neanche lo sport che funziona. Ma pensiamo di iniziare a fare un po' di casino, oppure ritorniamo come succede ogni sabato sera al ristorante, ci facciamo un aperitivo al ristorante e la domenica finisce tutto e lunedì inizia a essere cornuti e mazziati come sempre. Dobbiamo partecipare. Partecipare significa mettere i pugni su un tavolo, iniziare a dire basta, iniziare a dire basta soprattutto a chi è vittima del sistema, perché ricordatevi che chi dirà che quello che dico è una cazzata è perché non è che ha un lavoro proprio e va avanti ogni mattina a guadagnarsi i soldi, va, lui è vittima del sistema, anch'io. Se fossi un dirigente della Regione Marche a prendere 250.000 euro all'anno, non è che, diciamo, la busta arancione mi avrebbe fatto tanto incazzare come ha fatto a me. Quindi iniziamo a porgere tutta la gente che si trova come me, che si fa il culo ogni mattina per trovare il pane sopra il tavolo, che aiuta la famiglia, che va avanti. Diamoci una mano
per metterci tutti insieme, mettiamoci in politica e andiamo a cambiare questo paese, perché non è possibile che dall'antica Roma, che abbiamo conquistato il mondo, ci dobbiamo ridurre come, voglio dire, qualche paese del Centro Africa, con tutto il rispetto. Questa non è l'Italia, l'Italia è le genialità, l'Italia è il buon vivere, l'Italia è il buon vestire. Il Made in Italy è il marchio in tutto il mondo. Io non posso pensare di vivere su un paese, dare tutto me stesso in un paese e pensare che domani mattina devo andare a vivere alle Bermuda. Mi sbaglio, Asterio? Cioè, questo potrebbe essere una prospettiva per un giovane? Poi io sono fortunato, ma andiamo in pensione gente a 67 anni, 6 mesi e un giorno. Ho commentato un post su Facebook di un onorevole giovane del PD che diceva: dobbiamo, l'età pensionabile è troppo lunga. Adesso ce ne accorgiamo, è troppo lunga. Ma stateci voi davanti a una pressa fino a 67 anni. Ma che cacchio hanno diciamo? Trovato il modo per quattro, mi pare, tipologie di lavoro di poter... Sì, sei maturato 42 anni. Appunto, quindi comunque, cioè, ragazzi, comunque siamo sempre lì. Comunque la questione è questa, cioè io capisco benissimo, ti ho lasciato parlare perché è lo sfogo che noi sentiamo anche nelle nostre famiglie, da parte dei nostri giovani. Io pure ho due ragazzi, adesso uno, quello più grande, si stava proprio preoccupando in questi giorni, dice: ma io sto lavorando, ma e sto lavorando all'estero, dico, ma avrò mai una pensione? Allora mi conviene fare un fondo pensione, babbo, mi diceva. E io ti devo dire, dico, siccome viviamo in una società di falchi, in una società in cui non sei sicuro che là dove ti rivolgi ci siano persone che siano effettivamente responsabili e oneste, no, ti puoi ritrovare che fai un fondo pensione e questo fondo pensione non vale più nulla nel momento stesso in cui lo vai poi a maturare e a ritirare. Perché? Perché può saltare tutto per aria, perché chi ci aveva il deposito dei tuoi soldi non esiste più, è fallito, perché falliscono tutti, falliscono le banche, e pensate se può fallire appunto anche chi gestisce un fondo pensione, sia esso appunto una banca, sia esso una, un altro tipo di società, adesso non so quali si sono, quanti sono, sono in che modo, chiusi, sono fondi aperti. Chiusi, ma se pensiamo che è il primo lo Stato a non ridare di soldi che tu hai versato, che sono i tuoi, perché i contributi che ti preleva mensilmente la busta paga, parliamoci chiaramente, sono contributi che sono soldi tuoi, che se ti li desse appunto alla fine del mese tutti in busta paga, potreste vedere una bella busta paga pesante, cioè non più magari di 1200 euro ma magari di 1700-1800 euro. Poi ce lo fate voi un fondo pensione, magari, no, con quei soldi, no, lo Stato ve lo ritira per tutela, perché se no quando questo sarete vecchi non è sistema americano, un sistema americano. Però nel momento stesso in cui, cioè, poi sei vecchio, non sei sufficientemente vecchio per ritirarlo, e quando sei sufficientemente vecchio per ritirarlo, fra qualche anno, a 70 anni, ti dicono che devi aspettare anche altri 2-3 anni prima di ritirarlo, anche se sei in pensione. Ti danno la pensione, però ad esempio il TFR ti fa aspettare 2-3 anni, il TFR non esisterà più fra qualche anno perché tutti lo devolveranno al fondo pensionistico, per cui è questo anche un modo per togliere il TFR, cioè il rapporto di fine lavoro, diciamo così, trattamento di fine mandato, fine lavoro, e quindi quei soldi che una volta invece le vecchie generazioni godevano insieme alla pensione, no, il gruzzoletto finale che lasciavano ai figli, non ce l'avrai più. È logico che in questo stato di indecisione è lo Stato il primo ladro, il primo che ti truffa, il primo che ti raggira, no, che non ti restituisce i soldi che c'hai, perché poi quando muori tutto è contributi, vanno alla malora, quello che mi hai versato ci penso io magari a utilizzarli in altra maniera, no? Magari appunto facendo le pensioni a chi non ha versato un soldo di contributo o che altro. Ma sai cos'è, Asterio? Il discorso è questo qua, che in politica io non ci sto capendo più niente, sono tanti anni che sono all'interno della politica attiva, non ci sto capendo niente, vedo una sinistra che si sta completamente liberalizzando, stanno diventando dei liberali assoluti, e poi abbiamo una sinistra radical chic, quella dei funzionari di banca, no? Quella dei figli di magistrati, di persone di cariche importanti dello Stato.
vedo una destra che sta diventando molto più socialista, non sto capendo più un po' quelle che sono le fazioni, ma mi sembrano che i ruoli si stanno invertendo completamente e non c'è un quadro politico chiaro. Effettivamente il cittadino è molto disorientato, moltissimo, ma io credo che se effettivamente iniziamo a partecipare, nel giro di 10 anni potremo creare una classe dirigenziale differente che può dare a questo Stato quello che merita. Signori, avere una flat tax al 25% in un paese come l'Italia significa riniziare a respirare. Noi non possiamo pensare... Tradotto significa sì, no? Se 25%, 100 euro guadagno, 25 lo do allo Stato. Se guadagno 100 euro ne do 25, se ne guadagno 1 milione ne do 250.000 euro allo Stato. Come succede in ogni paese europeo. Non è possibile che noi... Le immatricolazioni di macchine che abbiamo in Italia, le macchine più nuove, più costose, sono tutte marchiate, le targhe, Romania, Bulgaria, Polonia. Ci lamentiamo di tutto quello che è la crisi del settore, del manifatturiero, del settore della vendita, del commercio, del piccolo commercio, che è quello storico delle nostre famiglie, e poi abbiamo un potere d'acquisto dentro le case di 200-300 euro al mese. Cioè, io non so come fanno a campare. Sì, signori, quando... Tutto quello che ti chiedono quotidianamente. Quando la destra parla di una flat tax al 25%, si dovrebbero alzare tutti insieme e dire finalmente... Signori, non è che se noi... Dopo ti dicono, ma dove li prendiamo i soldi? Prendiamo? Il debito pubblico si è formato in questi ultimi 30 anni, 40, grazie al fatto che abbiamo varato le cosiddette regioni e abbiamo moltiplicato la spesa. E la spesa è stata moltiplicata dai governi cosiddetti di centrodestra, perché complici dell'aumento della spesa sono stati i sindacati e anche la sinistra, che hanno votato tutte le leggi di spesa per il 90%. Votare. E se non hanno votato quel 10% perché volevo una spesa maggiore per quel 10%. Comunque, allora in questa maniera si può benissimo ridurre il debito pubblico iniziando da meno spesa pubblica, e non mi si dica che ci saranno meno servizi, sono balle madornali. No, ma i meno perché servizi questo... perché i servizi che ci abbiamo adesso anche in sanità ci dobbiamo pagare, Enrico, fanno pena, ci sono interventi d'urgenza che costano migliaia di euro se vuoi scavalcare le liste, cioè io cose dell'altro mondo, signori. Allora se piano piano lo Stato italiano ha preso sempre le orme dell'America in tutte le maniere dal dopoguerra, iniziamo a prendere anche i pregi dell'America, la libertà lavorativa che riusciamo nel corso della nostra carriera di ritrasformarci in 3-4 volte. Non prendiamo solo la rateizzazione, la possibilità di indebitamento, prendiamo un'economia liberale e consumistica come quella americana, se questo è quello che vogliamo. Ma il discorso che io voglio fare, il bilancio dello Stato quando è stato mai riguardato? Questo è come i bilanci dei comuni, non abbiamo i soldi, ma tu in 40 anni se non riguardi mai la tua spesa, è mai possibile che tu puoi avere un bilancio attivo, un bilancio flessibile? Se tu fai sempre taglio lì e metto qua, taglio lì e spendo là, taglio lì e spendo là, abbiamo mai contato quanti soldi andiamo a spendere inutilmente come finanziamenti alle associazioni? Come immagino, perché le regioni a statuto speciale, il Trentino, una regione che ha 200.000 abitanti, prende 5 volte i finanziamenti che prendono le Marche, e ci hanno i politici 5 volte pagati di più? Come il Trentino, ci abbiamo la Valle d'Aosta, ci abbiamo la Sicilia, la Sardegna, giusto? Giusto, Asterio? Certo. Cioè, allora, 5 regioni a statuto speciale ci costano 5x5 come 25 regioni. Cioè, ma ci stiamo rendendo conto? E noi portiamo i soldi quando andiamo a sciare, diciamo miseria, a Madonna di Campiglio che begli impianti che ci sono, guarda, sembrano quasi tedeschi, dateli alle Marche gli stessi soldi che date al Trentino, ma cosa stiamo combinando? Io capisco che l'Italia è fatta di diverse tipologie di governo, anche perché noi stiamo pagando a livello sanitario quello che è stata la spesa pubblica della Campania di un paio d'anni fa, che ha fatto non so quanti miliardi di debito. Però dico che ci sono delle problematiche sociali da dover cambiare, ma perché
un vitalizio di un consigliere trentino deve essere 5 volte superiore rispetto a quello di un consigliere marchigiano? Ma innanzitutto perché hanno il vitalizio? In più 5 volte? E poi quando parli italiano questa gente ti guarda pure dicendo: orca miseria, sei quasi un cretino? Cioè, mangiato, cioè cornuti e mazziati anche qui. La stessa cosa in Sicilia, stessa cosa su altre regioni, perlomeno la Sicilia è un po' più popolosa rispetto al Trentino. Cioè, voglio dire, 200.000 persone, immaginatevi che potere d'acquisto potrebbe avere una persona su regioni. Quindi figli e figliastri. Allora, ritorniamo alle pensioni. Se non si abolisce la riforma Monti-Fornero, significa che noi dovremo privatizzare completamente le pensioni, perché se questa è la metodologia che verrà portata avanti, una persona che guadagnava 1.300 euro nel momento in cui va in pensione si ritrova a 600 euro, ditemi voi come fa a vivere una famiglia. Scusami Enrico, ma quella legge Fornero ha fatto risparmiare all'Inps non so quanti miliardi. Che fine hanno fatto? Che fine hanno fatto? Io vorrei sapere inoltre se dalla caduta del governo Berlusconi, che sembrava il male assoluto, poi è intervenuto quel bocconiano di Monti, mannaggia lui perché ha fatto un disastro enorme in questa Italia, il debito da allora ad oggi è aumentato di 200 miliardi. Se noi da allora ad oggi abbiamo meno offerte e servizi in sanità pubblica, significa che abbiamo sicuramente un servizio sanitario che è andato indietro invece di andare avanti. Si è aumentata la pressione fiscale, quindi lo Stato ha avuto più introiti, ma per quale motivo ancora aumenti il debito pubblico? Voi allora immaginate, con meno servizi sanitari, più pressione fiscale, ma perché da allora deve aumentare il debito pubblico? Ma Asterio, ma immaginate solamente quello che è il finanziamento nostro, perché li stanno buttando via, come paese fondatore all'Europa. Asterio, 100 miliardi all'anno noi ne riprendiamo come fondi pubblici, esattamente un 20%, cioè 20 miliardi all'anno, un 20%, noi non percepiamo più dell'80% di quello che versiamo all'Europa, ma renditi conto, Asterio, cioè l'Europa oggi per come è strutturata per noi è un costo, non è nient'altro, sicuramente ha portato la pace negli ultimi 70 anni. Ma non è stata l'Europa a portare la pace? Diciamo che è stata una nuova generazione post bellica che anche con la cosiddetta guerra fredda, il bilanciamento, diciamo così, degli armamenti, la corsa anche secondo al nucleare me, delle nazioni più forti, anche e anche una mondializzazione dell'economia, certo, della globalizzazione dell'economia, ha portato, grazie a Dio, e di questo dovrebbero almeno averne riconoscenza le nuove generazioni, le generazioni che sono uscite dagli anni 60 in poi, no? Ma ecco, basta, perché poi la capacità di trovare posto di lavoro che avevamo noi se la sognano oggi i giovani, purtroppo. No. Perché? Perché siamo ancora ancorati alle battaglie del Job Act, cioè alle battaglie che l'articolo 18 è quello che dovrebbe creare occupazione, non il fatto che se io mi voglio licenziare da un'azienda il giorno dopo posso anche andare in un'altra azienda e mandare in quel paese il datore di lavoro che magari non mi è simpatico. In Italia, come in America, non è possibile fare questo, noi vogliamo il posto fisso, e quindi siamo sempre degli schiavi, no, che con l'illusione di avere il posto fisso però devono subire magari anche situazioni di lavoro stressanti, umilianti. Immaginate che in Svizzera, sul cantone Ticino, dove ci sono i frontalieri, hanno dato il salario minimo a 3.000 euro perché le aziende si stavano approfittando dei frontalieri che da Como andavano su Svizzera naturalmente a lavorare, perché parliamo di 4-5 volte il salario medio sulla stessa mansione, hanno dato un salario minimo, nel senso che voi non li prendete per il culo i lavoratori. Questo è il concetto, questo è un paese serio. Diamo un salario minimo, diamo una liberalizzazione completa del lavoro, diamo una flat tax, rivediamo le pensioni e si passa tutti al contributivo, tutti quanti. Io non mantengo chi ha 40 anni più di me, che ha versato la metà e percepisce la metà in più di pensione rispetto a quando io voglio fermarmi e voglio andare via,
tu me lo dai tutto sull'unghia quello che ho versato, perché sono soldi miei, non mi devi far attendere, non mi devi dilazionare in aspettativa di vita da qui all'85-90 anni, con la speranza che muoia prima, come molti muoiono prima, e quindi non avranno più un altro e altri soldi, e lo Stato si incassa quello che tu hai versato, che era tuo. Questo significa ladrocinio, furto, però nessuno va in galera per questo. Non esiste proprio. Il TFR che viene liquidato dopo 2 anni per un dipendente pubblico non esiste proprio. Eppure è vero, Asterio, che iniziamo a dire che i dipendenti pubblici debbono essere riguardati tutti i contratti dei dipendenti pubblici. Certo che perché sì. Perché non esiste che io lavoro a partita IVA come migliaia e migliaia di giovani, o non hai più l'articolo 18 per tanti dipendenti, poi ci sono dipendenti pubblici che tra ferie, tra giorni pagati per qualsiasi ragione, paternità, cioè provate su un'azienda privata, fra posti inutili, cioè, messi lì, inventati, cioè, per signori, ragioni elettorali. Signori, non esiste. È la burocrazia più che schiaccia questo paese, ma quando ci renderemo conto, sì, che dobbiamo mandare a casa un milione e mezzo di persone e fargli fare un lavoro produttivo e non fargli girare i pollici tutto il giorno? Ma Asterio, ma il sistema pubblico, poi quello che manca è una formazione. Io quando entro nel comune di Recanati mi metto le mani sui capelli, signori, quello che è la produzione di un comune come quello di Recanati, se fosse un'azienda avrebbe fallito dopo 3 mesi, ma non è colpa dei dipendenti o dei dirigenti. Noi la gente dobbiamo formarla continuamente, cioè c'è un'evoluzione tecnologica in corso che è impressionante, nel pubblico non si sente. Per chi lavora su un'azienda cambiano i sistemi gestionali 3 volte all'anno. Il sistema pubblico ancora lavoriamo come 30 anni fa, ci sono uffici che fanno le 7 di sera e uffici che a mezzogiorno non sanno più quello che fare. Capiamoci. Così, Asterio. Ma io parlavo con un datore di lavoro che mi diceva, una volta fissato un tipo di produzione di articolo si andava avanti anche per 20-30 anni, ma con la nuova tecnologia io il giorno dopo mi devo subito mettere al lavoro per cercare i mercati esteri e per adeguare il mio sistema produttivo alla nuova tecnologia. Assolutamente. Perché se no fallisco, se no scoppio. Quindi è un continuo lavoro, una continua ansia. È giusto che sia così, però l'azienda ha la possibilità di lavorare e di guadagnare. Si deve fare formazione alle persone che lavorano all'interno dei sistemi pubblici, si deve tagliare i sprechi, ma i sprechi non sono i fogli di carta, i sprechi tante volte sono i termosifoni, sostanze vuote che non vengono neanche utilizzate, le luci accese, cioè tante volte viene interpretato il pubblico, il bene comune, come se fosse quasi, e tanto non è mio, che mi importa a me? Questo è, quindi regolamentazioni strette, formazione per i dipendenti, ma soprattutto dobbiamo rivedere i contratti pubblici. Non è possibile che vengano pagati 3 giorni all'anno per poter studiare liberamente in biblioteca. Cioè, ho visto dei diritti assurdi che io, cioè, penso che una persona che è abituata a lavorare nel pubblico, io penso soltanto, per me è una stronzata anche quella delle donazioni, che il giorno dopo tu col certificato non vai a lavorare il giorno dopo. Cioè, l'italiano è un lavoratore, l'italiano ha portato l'Italia come oggi effettivamente perché si è fatto un mazzo tanto per anni, ci sono italiani che sono emigrati in Belgio sulle miniere di carbone, che sono in pensione dopo 10 anni, ma hanno rischiato la loro vita per poter andare avanti. Cioè, immaginiamoci che non è possibile che dopo gli anni 60 questo paese è diventato solamente diritti e non doveri. Cioè, siamo completamente alla fine. Questo è un periodo sociale ed economico che ci deve portare a un cambiamento radicale, altrimenti andremo in fallimento. E poi con gli immobili che ogni famiglia ha, i soldi che ha da parte, che con la paura di spenderli per questo o quest'altro, poi dopo ci facciamo il fuoco a Sant'Antonio. Adesso il fuoco del 13 dicembre, dell'8 dicembre, della Madonna. Va bene, io ringrazio il nostro Enrico Fabraccio. Francamente, tu mi hai detto vengo in radio perché devo parlare di 2 o 3 argomenti e sono arrabbiato da matto, però in realtà hai fatto arrabbiare pure me, quindi no, cerca di darti una regolata. L'ultima cosa che dico, che è l'ultima cosa,
cioè tutta la FIGC deve dimettersi, tutta quanta. Parliamo di Federazione Gioco Calcio Federazione Italiana Gioco Calcio, tutti quanti, via, basta nel giro dei soldi, la terza azienda italiana. Tu pensa calcio, quanto abbiamo perso. Tu pensa quanto abbiamo ma perso. Ma immaginatevi chi ha i bar, chi ha l'attività, i ristoranti, quanta... il marketing che c'era su questo, il turismo, no, vabbè, il turismo sarebbe stato in Russia, però è anche vero che no, tutti coloro che vivevano magari di una occupazione stagionale per il mese dei mondiali, no? Ma immaginatevi soltanto quello, per dire, cioè quelli che incrementava il bisogno di camerieri o di baristi. Ma immaginatevi in tutta Italia, che poi è molto sentito, cioè il primo sport nazionale, cioè un orgoglio, la maglia, i gadget, chiunque, che venivano venduti, ma i bambini piccoli, non ci pensiamo ai bambini piccoli di 7-8 anni che hanno aspettato, facendo il conto alla rovescia, ai mondiali. Oggi sai che la tua nazione, l'Italia, uno dei tre paesi dove si gioca meglio a calcio, con 4 titoli mondiali, non è entrata in Russia. Io sono senza parole, ma soprattutto sono senza parole perché non si dà anche qui la possibilità a tanti. Io non credo che in Italia, con tutte, ogni città ha come minimo 3-4 squadre di calcio, ogni città italiana, non è possibile che noi non riusciamo a tirare fuori i campioni da oltre 20 oppure anni. Il calcio è talmente malato anche lì che allora, magari i talenti rimangono nascosti o Perché si deve fare operazioni finanziarie a stereo, perché qui è tutta economia. Comunque è veramente anche qui l'orgoglio italiano, quello che era della nazionale italiana, anche qui si è perso e ci ha fatto perdere un sogno. Quindi fuori tutti dalle palle, fuori, non ci sono giustificazioni, perché questo è un paese che deve vincere, non è un paese di pezzenti. Grazie a te, grazie mille.